Dall'occhio del trabaccolo si vedeva un pezzo tondo di cielo e nubi muoversi verso il largo col garbino, se in basso c'era vento da scirocco, e un tocco di lapislazzulo che era il mare, poteva essere anche smeraldo, e la banchina del porto con gli ormeggi che parevano corde di un'arpa, e la carriola abbandonata e i ferri da poveracce abbandonati con una stella di mare coperta di mosche, e poi un pezzo di casa sotto l'osteria, dentro la porta, nella penombra, al pomeriggio, uno che dormiva con la testa sul tavolo e la padrona che si lasciava toccare da Barbis. Dall'occhio ci si poteva pisciare fuori, ma ci voleva un bel getto. E dalle grue di Capone si facevano i tuffi, che in romagnolo si chiamavano al spuntunedi. In porto le cose mettevano le ali, volavano le cime, volavano i calzoni appesi ad asciugare, volavano qualche volta gli ormeggi. A Riccione dicevano: a Catolica i porta via anche gli osti. A Catolica dicevano: a Darcione i rub. A Rimini dicevano: a Porcursein i porta via anche gli elbur. Nessuno ammetteva che rubassero nel proprio porto. Invece a Riccione diceva: i marubè nel de parenc shal posciapè. Ecco, il difficile era poterli acchiappare. Non mi risulta che siano mai stati acchiappati. Va bien, disse il padre al figlio che camminava più spedito. Non c'era cosa più divertente che vedere i due pescatori in montagna. Va bien, che rimali stesso. Andavano dalla Fantona. La Fantona era una fattucchiera che abitava lontano nelle colline verso Serbadone. La guerra era passata e non finita, e ne rimanevano le tracce sotto le spoglie delle case di rute, e soprattutto rimanevano delle mine in mare e anche in terra. Non starò a raccontare come fosse avvenuto che il figlio avesse nuotato in mare durante il coprifuoco e il padre, chinandosi, avesse mollata prima da un palo, poi dall'altro, una bella cima di manila lunga, forse 200 metri, che serviva a fare il bagno ai prigionieri di guerra. E il figlio in mare aveva tirata di notte la cima. Non c'era nessuno in mare. Poi la cima era stata trascinata in acqua fino davanti a casa. Poi il faticoso trasporto su un bastone fino alla casa, poco distante dal mare. Il reperto era stato nascosto sotto un tino e dopo il giusto riposo della notte, ai ai ai, non lo si era più trovato. Leder, dicevano in casa, ledere di linquet, cui c'è preso un colp de cor, anderubè la roba. Andavano ora dalla Fantona per sapere chi era stato il ladro. La Fantona avrebbe dovuto essere molto furba per sapere chi veramente era stato il ladro della roba rubata. Rubare agli inglesi naturalmente era il minor peccato che rubare poi la refurtiva a due poveri disgraziati che in fondo se l'erano procurata e guadagnata. Istera conquistede, come l'impero. La roba, disse la Fantona, l'endede. Poi si interruppe. Oh, un paghi premo dopo. Il vecchio mise sulla tavola una moneta de 25 lire. La roba, disse la Fantona, l'endede, verso la montagna. In 30 anni di carriera la povera Fantone non aveva mai avuto una noia simile. I pescatori inviperiti si alzarono di scatto. Il figlio stava per parlare, ma il padre lo interruppe. Ciao,
Ho avuto poca scienza per dire che la roba non deve essere la montagna, il nostro c'è una marena. E tornarono scornati, il cavo non si trovò più.